Amici di Got Television, ben ritrovati a Golf Club Caremate. Savino da Chieti vorrebbe sapere se è meglio uscire dal bunker con il sand o con il pitch. I bastoni sono costruiti in maniera differente, soprattutto in una questione di loft. Il sand nuovamente è un bastone che ha 56 gradi di loft, poi potremmo trovare quelli che si chiamano gap wedge, che sono i bastoni intermedi, che possono avere 52, 50, 48 gradi, e poi abbiamo il pitch. Sicuramente il pitch è un bastone che ha meno loft rispetto al sand, però i due bastoni hanno anche una diversità di bounce. Che cos'è il bounce? Il bounce è un angolo che si forma sotto il bastone. Quando noi appoggiamo ferro 7, ferro 6 su di un piano, la lama appoggia perfettamente sul piano. Quando noi appoggiamo il sand su di un piano, la lama rimane sollevata. L'angolo formato tra la lama e il terreno si chiama bounce. Il bounce dovrebbe far rimbalzare il bastone nella sabbia. Quindi il sand wedge è un bastone che è costruito per aiutarci ad uscire dal bunker. Se facciamo fatica a sviluppare velocità per far uscire la palla, e allora a questo punto consigliamo di giocare con un gap wedge, che può essere 52 gradi, o anche col pitch, ma solo un discorso di velocità. Se no, altrimenti, quando noi giochiamo dal bunker, giocare sand è importante. Se io faccio lavorare troppo la lama taglia la sabbia, va in profondità, faccio fatica ad uscire. La nostra paura è riuscire a far rimbalzare la suola, quello che si chiama bounce, che abbiamo spiegato, fa rimbalzare la suola per far uscire la palla. Quindi, volendo, potremmo impugnare il bastone anche leggermente ruotato, quindi leggermente aperto, proprio per aiutare ancora di più il bounce a lavorare. Porto la faccia del bastone obiettivo, quindi il corpo è leggermente a sinistra, affondo i piedi, vado a trovare equilibrio, vado a trovare stabilità. Adesso la nostra paura è quello di riuscire a lasciar muovere il bastone indietro e avanti, facendo tutto lo swing come se fosse un ferro 8 o ferro 7, perché quello che è importante è riuscire a buttare fuori la sabbia fa uscire la palla. In bunker non c'è contatto diretto tra la palla e la faccia del bastone, sarà la sabbia che farà uscire la palla. Quando siete in allenamento, noi sappiamo che in gara non possiamo far prove, ma in allenamento le possiamo fare. Quindi quando noi siamo in allenamento, imparate ad avere il contatto con la sabbia, imparate a fare degli swing dove buttate la sabbia in green. Più noi riusciamo a buttare la sabbia in green, più anche la nostra palla andrà in green. Vi aspetto alla prossima puntata.